Con la caduta di Sukhumi in mano separatista, il 27 settembre del 1993, l'Abkhazia si autoproclamò una repubblica indipendente e i georgiani rimasti nel paese furono costretti a fuggire. La guerra abkhaza contò oltre 20.000 vittime civili e circa 300.000 sfollati, che dovettero ripiegare nelle altre regioni della Georgia, perdendo la casa e ogni bene. Migliaia furono i bambini che si trovarono a vivere in condizioni di fortuna. Molti di loro erano orfani, alcuni di entrambi i genitori. Questo è il racconto di cosa è accaduto ad alcuni di quei bambini che scamparono alla guerra. Era molto pesante crescere senza madre, senza genitori ovviamente, e non sapere dove stanno e cosa stanno facendo i genitori. Non avevamo né casa né un appartamento né un spazio dove potevamo stare e vivere. La mia vita si è trasferita in una vita piena di difficoltà, non sapevamo se potevamo tornare a Sukhumi, se dovevamo continuare la vita a Tbilisi. Praticamente i miei genitori erano proprio confusi come continuare la vita. Un giorno ero seduta a casa e mia mamma è venuta e mi ha detto che esisteva questo progetto meraviglioso. Dopo 6 mesi ci hanno chiamato e ci hanno detto che dopo 3 giorni si parte. E siamo partiti. Io sono emozionatissima, è bellissimo perché proprio è ancora sospeso in aria, però fra pochi momenti toccherà a terra. Ciò significa che i bambini metteranno piede sul suolo palermitano momentaneamente, fra poco poi sul suolo amenfitano. L'aereo era tutto per noi, per me era il primo viaggio, non ho viaggiato mai in aereo e dopo 4 ore siamo arrivati a Palermo. Ecco, ha toccato proprio il suolo in questo momento. Il tubo ha toccato proprio in questo momento il suolo, vediamo un pochettino, adesso faranno le manovre per portarli qui in aerostazione. Quel giorno quando siamo arrivati a Palermo, mi ricordo anche la musica, le persone, tantissime persone, così felici che aspettavano. Pensavo che tutti aspettavano a me. Mi ricordo le strade che abbiamo passato con il pullman per arrivare in un posto che mi sembra, comunque non sono sicura, che era una scuola, perché tutti i bambini ci siamo stati portati in una aula che era enorme, grandissima, e c'erano gli accompagnatrici che avevano l'elenco e leggevano i nomi. Butera, Francesco, questa famiglia che sto chiamando si avvicini qui al tavolo. Il bambino è? Zetashvili Vata. Subito ho sentito la voce di Tina, che è interprete che accompagnava a noi. Rusuna, dove sei? Sono uscita e ho visto Franco e una ragazzina che adesso è la mia sorella, io chiamo così, che indicava con il dito verso di me. Vediamo chi è questa ragazzina. Questa è la mia Rusudan. Questa ragazza viene con te a casa tua, no? Ci mancherebbe altro, diglielo. Come si chiama? Rusudan. Da dove arrivi? Dalla Georgia. Palermo ci ha accolti a braccia aperte. È un ricordo vividissimo del giorno di febbraio in cui siamo arrivati. Dopodiché la mia vita, assieme alle vite di tutti gli altri bambini, ha avuto una svolta. E soprattutto c'era il mare, che non abbiamo più visto. E noi bambini, in qualche modo, siamo tornati, venendo a Palermo, a casa. È da quel momento in poi che forse ci siamo rasserenati di più, siamo diventati parte integrante di questa realtà.
non soltanto in quanto italiana, siciliana, palermitana, ma in quanto una realtà vivida, vera, quella che si chiama vita, insomma.